Ciao ragazzi, benvenuti in video recensione delle Asus Echelon Navy. Anche questa recensione si deve grazie alla neonata collaborazione dell'ID Network Estatica, dovuta alla conoscenza tra Michele Violetti e me. Essenzialmente, appunto, queste cuffie da gaming sono delle cuffie chiuse a cui però non si possono cambiare i pad. Ho provato a sfilarle, vedere se erano come quelli Sennheiser, però no. Non sono particolarmente comode, tuttavia appunto hanno una costruzione in plastica abbastanza rigida. Anche in questo caso sulla plastica è applicato uno strato leggero in gomma che non mi convince mai in modo particolare, perché nel giro di un anno, massimo 2, è un rivestimento che diventa tutto appiccicosiccio, che poi si vuole soltanto togliere. Perché essenzialmente all'inizio sembra molto bello, ma poi dopo va a rovinare il design della cuffia. Tuttavia c'è una parte metallica che è l'archetto all'interno, perlomeno una parte interna dell'archetto è in questo modo. Allora, partiamo dal microfono. Il microfono è estraibile, molto mobile, rimane nella più o meno nella posizione in cui uno poi dopo lo pone e può essere comunque appunto retratto. All'interno, oltre del bungolo, oltre a questa simpatica bustina per portarlo a casa, poi dopo invece per portarlo a casa, per portarlo in giro, essenzialmente c'è anche questo questa capsula antivento in poliuretano espanso. Può essere utile se lo volete mettere più vicino alla bocca, in questo modo va a eliminare un po' i respiri. Ecco, ci sono anche due adattatori. Uno è nel caso appunto non aveste il jack condiviso audio microfono, in questo modo va a separare i due segnali, oppure c'è anche questo piccolo adattatore che serve per portarsi in giro con lo smartphone. Semplicemente cosa cambia? E la parte di sostegno è più sottile, quindi entra praticamente nelle cover dei cellulari. Detto questo, appunto dal cavo si può attivare e disattivare il microfono, controllare un po' il volume e passiamo a dire appunto un po' come suonano e come lavorano in game. Su come suonano, bisogna dire che sono riuscito a resistere addirittura per un'intera traccia con queste cuffie, prima di evitare di ascoltare una seconda. Quindi, se volete ascoltare anche musica con queste cuffie, il mio consiglio è di evitare di comprarle e dedicarvi a cuffie migliori. In game diciamo che un po' la situazione migliora, non in modo eccessivo, però almeno c'è da dire che le informazioni surround sono tutte presenti, tutte chiare, e quindi appunto c'è un'immersività abbastanza buona, ma sicuramente non pienamente raggiunta. Perché? Perché
l'immersività è data anche dalla qualità del suono. E diciamo che c'è poca naturalezza e quindi appunto quando manca questa viene a mancare l'immersività e quindi appunto riprende bene il surround in modo molto interessante appunto, però poi dopo fa uno scivolone. Non vengono totalmente bocciate come le altre due cuffie di cui abbiamo parlato in precedenza, però appunto non fanno il figurone e lascio la scelta un po' a voi di decidere senza dire sì o no, però appunto da quello che ho detto, in base al vostro uso, secondo me riuscirete tranquillamente a comprendere quanto vale spendere queste 115 euro in questo prodotto piuttosto che dedicarsi ad altro. Questo è tutto per la video recensione, al prossimo video. Ciao ciao!